nasce con i principi attivi ed è un'attività che sta già riscontrando un notevole successo. Sì, devo dire che anche per noi vedere tutta la gente che sta prendendo parte, diciamo, al nostro lancio è veramente una fantastica sorpresa, siamo molto contenti, ma sappiamo che siamo in mani sicure perché Città dei Bimbi è veramente una forza. Ci spiega che cosa fa LibroLab? Allora, noi siamo innanzitutto una libreria itinerante, perché appunto ci muoviamo sulle nostre quattro ruote. La nostra idea è quella di presentare, di sponsorizzare e promuovere il libro specializzato per l'infanzia e l'adolescenza. Abbiamo voluto, diciamo, destinare un aspetto un po' più sociale, quindi partire dai quartieri più svantaggiati, quartieri periferici, per presentare innanzitutto a quei bambini il libro. Detto, diciamo, in maniera semplice e veloce. La partecipazione dei bimbi com'è? Come rispondono al vostro stile? Io parlo, diciamo, della mia esperienza come esperta di laboratori, quindi devo dire che c'è sempre stata tanta curiosità. Oggi vederli così tutti insieme in questo spazio grande ne sono ancora più entusiasta, più contenta e sono sempre più convinta che la scelta è stata veramente quella giusta. Quindi la partecipazione è attiva. Un bambino preferisce giocare ma con i giocattoli, non con i libri, invece voi insegnate un nuovo punto di vista. Sì, ti dico, per esempio, mi sta capitando di fare delle feste di compleanno. Molte mamme mi chiamano perché non vogliono più fare la festa nelle ludoteche, senza togliere nulla ovviamente, però c'è proprio un'attenzione, i bambini riescono proprio, cioè ovviamente si scatenano, giocano perché fortunatamente sono bambini e si esprimono anche con il corpo, però ci sono proprio dei momenti in cui quando apriamo la valigetta si fermano, rimangono incantati, è bellissimo vederli proprio con la faccia incantata. E c'è un libro, in realtà, il libro che non è più diciamo, da tenere in esposizione in libreria piuttosto che nella biblioteca di casa, però è un libro che diventa parte del bambino, perché appunto il nostro modo di presentarlo è, dopo la lettura, fargli proprio fare delle attività come state vedendo in queste occasioni. Quindi dal libro si scoprono che tante cose, tra l'altro con oggetti facilmente reperibili in casa, si possono. Il libro può diventare un amico, in realtà, una compagnia. È difficile educare alla lettura? Noi iniziamo adesso, in realtà, ci proviamo. Vediamo, non lo so, questa è una sfida, cioè magari ne riparliamo in un altro momento, vediamo che cosa succede. Noi per il momento iniziamo.